Ultimo atto del torneo di eccellenza regionale, palcoscenico di prestigio per due sodalizi di altrettanto blasone che vogliono onorare al meglio la spettacolare tifoseria che ha dato l'incredibile ad una gara di playoff di raro spessore in termini di affluenza di pubblico. Con le immagini dei nostri tecnici andiamo a seguire le fasi determinanti della contesa, prima frazione di gara di chiara marca rosso-blu. La determinazione della squadra di Lorè si materializza già al quarto, dopo che D'Ercole aveva spedito un avviso a Boccanera. Angolo, palla che perviene sotto misura a Sciba, che spalleggia fra due difensori giallorossi e riesce a colpire nell'angolo basso. 1-0. Giulia Nova che subisce lo shock, l'Aquila che soffoca sul nascere i tentativi giallorossi in affanno di costruzione, Tempestilli imbeccato da Brunetti prova il raddoppio, fermato solo dal miracolo di Boccanera che con la mano spinge la sfera sul legno traverso. Al 39esimo azione in area giallorossa, contatto tra Peic e Cerasi per Cavaccini e calcio di rigore fra le proteste feroci dei giocatori giallorossi dopo che pare Sciba avesse trattenuto Boccanera per la maglia. Massetti dagli 11 metri intuisce Boccanera, ma la palla è in rete. 2-0. Due minuti dopo l'Aquila ha le possibilità di stanare la gara, ma Di Ruocco si divora il 3-0. Il Giulianova invece si fa vivo in pratica solo sul finire di tempo con il tentativo di La Barba che viene fermato con inutile eccesso di pena da parte di De Chirico. Fine di tempo e ripresa che si segnala con una occasione per parte tra il sesto e il settimo minuti. Persiani prova a farsi vivo, al quale replica Moretti che a campo può andare alla battuta solitaria, ma non inquadra lo specchio. Giulianova vicino al gol al decimo minuto, la pennellata di Barbarossa a testa di Persiani che anticipa il proprio giocatore Sciarretta che forse avrebbe potuto colpire meglio, ma rimane il pericolo per i rossoblù. L'Aquila fiuta il pericolo e prova a replicare al minuto 17. Giocata esemplare di Scognamiglio che taglia in verticale per Sciba che può attaccare la porta di Boccanera. L'impressione è che poteva fare sicuramente meglio. Serie di cambi nel Giulianova che appare più manovriero, al quale fa da contraltare l'innesto in mediana di Di Norcia che va a rafforzare in pratica la forza di contrasto rosso-blu spostando Massetti in avanti. E di fatto così l'una e l'altra squadra si annullano, rendendo inoperosi i portieri e non accade più nulla di rilevante sino al termine dei 90 più 5 di recupero. L'Aquila fa suo il match e avoca a sé il diritto di proseguire il sogno e la rincorsa alla D nel torneo nazionale. Al Giulianova l'onore di un torneo straordinario nel ruolo outsider di assoluto protagonista.